Ciao a tutti, benvenuti nel mio canale Velocetto TV e oggi siamo qui a commentare l'ultimo appuntamento del nostro campionato Audi TT Endurance Cup Round 6, round finale. Quindi qui ci si gioca il campionato e siamo nel circuito di Brands Hatch. Vedremo poi nel corso della gara la conformità della pista, ma già dall'immagine si può vedere che ha delle curve molto veloci ed è una pista molto sconnessa e piena di sali e scendi. Io vi ricordo come sempre di lasciare un bel like e se non siete iscritti di iscrivervi attivando la campanella, perché dopo questo campionato inizierà un nuovo campionato con una nuova macchina, nuovi avversari e nuovo format. Quindi, se non volete perdervi il prossimo race vlog del prossimo campionato, una bella iscrizione con campanella attiva. Io nel frattempo vi ricordo che il format di questo campionato prevede la qualifica di 30 minuti con a disposizione 5 giri. Quindi io andrò ad affrontare un giro di lancio e 4 cronometrati. Dopodiché ci sarà una gara di circa 60 minuti con 2 pit stop obbligatori. Questo è il risultato della qualifica e direi che va benissimo perché, come vedete, sono riuscito a conquistare la pole position. Passiamo alla gara, parto appunto dalla pole position e quindi è già una posizione di vantaggio, ma non sempre perché le prime curve sono sempre un punto interrogativo e quindi guardo molto a quello che succede dietro. La mia partenza è stata abbastanza buona e qui era il punto più critico, ma alla fine va tutto bene. Adesso cerco di guardare solo avanti, però non è semplice perché Pellegrino incalza su di me e a sua volta anche Ballinari. Qui vicinissimi, con le gomme fredde non è facile affrontare le prime curve, poi a pieno carico di benzina, quindi ci vuole almeno un giro per rendere la macchina ottimale per sfruttarla al massimo. Nel frattempo stiamo vedendo in questo primo giro anche il layout della pista, come vedete curve veloci dove si sfiora l'erba, si salta sui cordoli, curve veloci tra sali e scendi e scollinamenti come quelle che abbiamo visto in precedenza. E questa è l'ultima curva di questo circuito di Brands Hatch. Ok ragazzi, ora passiamo a un prossimo episodio, direi determinante per quanto riguarda la gara. Vi ricordo che io sono in lotta per il titolo insieme al mio compagno di squadra Matteo Pellegrino, che in questo momento è molto vicino, anche Ballinari è molto vicino. Siamo arrivati infatti al giro 7 e guardiamo con attenzione cosa succede. Ed eccolo lì, faccio l'errore, pizzico sull'erba in esterno e vado a finire sulla sabbia qui in uscita e vado a perdere due posizioni, tra cui quella più importante su Pellegrino, che è la posizione più importante per la conquista del titolo. Io devo arrivare obbligatoriamente davanti a lui. Ma adesso siamo arrivati al 17° giro. Sono in terza posizione, come vedete, e Pellegrino è stato superato da Ballinari e se n'è anche andato. Io sono dietro Pellegrino e
E qui prendo una decisione in quel momento per me vincente, perché sapevo che non era facile sorpassare in questa pista, ma soprattutto non era facile sorpassare Pellegrino. Allora entro ai box, come vedete, un ingresso molto difficile qui a Brandsacce, ma come vedete entra anche Boddi che era dietro di me. Quindi entriamo contemporaneamente ai box per il primo pit stop obbligatorio, ma c'è un colpo di scena che io non mi sarei mai aspettato in quel momento. Boddi esce prima di me dai box. Esce prima di me ai box e qui la situazione si complica perché sapevo di essere decisamente più veloce di lui. E io mi stavo giocando il campionato con Pellegrino e io ero entrato ai box prima per guadagnare metri, decimi, secondi su di lui e lui quando entrava ai box di restargli davanti. Purtroppo con l'ingresso in contemporanea con Boddi sapevo che tutto quello che avevo immaginato nella mia testa andava a quel paese e quindi non perdo tempo, lo voglio passare subito. Infatti già qui mi sono fatto vedere nei suoi specchietti e non vedo l'ora di sorpassarlo. Qui sto un attimo cauto perché questa curva è molto complicata. Infatti, nonostante io sono stato molto cauto, sono uscito nettamente più forte di lui. Qui siamo vicinissimi, quasi a spingersi uno con l'altro e qui cerco di mettermi in pressione su di lui. Incrocio di traiettorie, cerco di prendermi lo spazio con le ruote anche sull'erba, ma mi riesco a prendere lo spazio, siamo vicinissimi, ruota contro ruota, sportello contro sportello e qui alla staccata ho il favore della traiettoria. Riesco a mettermi perfettamente davanti e qui alla staccata guardo gli specchietti, guardo cosa fa lui e riesco a riprendermi la terza posizione. Purtroppo con tutto questo casino vado a perdere decimi preziosi e so già che non avrò guadagnato nulla su Pellegrino quando lui entrerà ai box. E come vedete già ho lasciato abbastanza metri su Boddi e questo mi permette di dare subito il 100% e andare a riprendere Pellegrino. Ora passiamo in un altro momento clou della gara. Come vedete siamo passati al 30° giro, siamo alla fine della gara, si avvicina il momento del secondo pit stop. Come vedete, ho recuperato il distacco su Pellegrino e in questo momento non ho avuto grandi occasioni per tentare un sorpasso. La pista non lo consente e anche la bravura di Pellegrino non consente di effettuare un attacco, ma in questa curva lui arriva un pochettino largo, quindi so che non accelererà al massimo. Allora io uso il push to pass per tentare un sorpasso. Purtroppo questa volta non sono all'interno, sono all'esterno, incrocio di traiettoria e c'è il contatto. In questo momento io non sapevo se avevo fatto un sorpasso corretto su di lui e allora chiedo anche a lui e decido per lasciarlo passare e quindi gli ricedo la posizione per cercare un sorpasso più pulito. Vi ricordo che siamo io e lui a giocarci il campionato e io devo obbligatoriamente stare davanti a lui. E adesso siamo giunti al 35° giro, il momento della seconda sosta si avvicina.
E da quell'attacco che abbiamo visto non ho avuto nessun altro tentativo a disposizione. E ormai attendevo la seconda sosta per vedere cosa poteva succedere se lui entrava dopo di me, se io entravo prima di lui per tentare un sorpasso ai boss. Perché attualmente, come ho detto, non ho avuto altri tentativi. Ma il colpo di scena è che entriamo contemporaneamente ai box e andrei a guardare con attenzione cosa succede. Io mi fermo per primo, parto adesso e c'è il sorpasso ai box. Sono stato più veloce, sicuramente qualche litro in meno di benzina rifornito per me. E usciamo dai box con Ballinari che è proprio davanti a me, e davanti abbiamo anche Rosmarino e Boddy che ancora si devono fermare per la loro seconda sosta. Ma la cosa più importante di questa gara è che riesco a superare Pellegrino per la lotta al titolo. Ora non vi nascondo che ero un attimo preoccupato perché sapevo che Ballinari magari non fosse concentrato al 100% per dare il massimo, e soprattutto davanti c'erano Rosmarino e Boddy, quindi non sapevo come andava a finire. Ma eccoci qui, siamo all'ultimo giro di questa lunghissima gara. Come vedete, non è cambiato quasi nulla, a parte che siamo più vicini a Rosmarino e Pellegrino è un poco più distanziato, e come vedete sono ancora in quarta posizione, una posizione che non mi serve, mi serviva una posizione più avanti, e Rosmarino e Boddy non si sono ancora fermati, e quindi in quel momento c'era un attimo di preoccupazione perché non sapevo che cosa stava accadendo. Punti interrogativi in questa fase erano molti. Io intanto il mio dovere di stare davanti al Pellegrino l'avevo fatto, ma arriviamo e Rosmarino si ferma e anche Boddy si fermano all'ultimo giro, e quindi io da quarto passo in seconda posizione e così vado a vincere anche il campionato. Questo è il risultato della gara. Come vedete non è visualizzabile in modo corretto perché ha dato tutti i DNF, si riesce a capire la posizione finale di gara dai punti assegnati sulla destra, e quindi Ballinari vince un'ottima gara, secondo io, terzo Pellegrino e poi tutti gli altri piloti. A questo punto passerei alla classifica di campionato. Non ci sono state penalità da assegnare a nessun pilota in questo round, e come vedete la classifica dice: prima posizione per me Pellegrino, secondo, terzo Ballinari, quarto Rosmarino, quinto Boddy e sesto Antonio Pascale, sempre del Velocetto Junior Team. E quindi sono riuscito a vincere un altro campionato TT, e non so, forse è il quarto campionato che vinco con questa macchina, un'auto dove ormai riesco a dare delle ottime prestazioni in pista, e quindi riesco a fare anche delle ottime gare. Siamo giunti al termine di questa gara, ma anche del campionato, quindi come commento finale posso dire che è stato un bel campionato. Inizialmente nei primi due round più combattuto, ci sono state anche svariate anomalie, diciamo, in questo campionato. Sono stato tamponato più volte, come avete visto nei race vlog precedenti, quindi
La sfortuna c'è stata anche in questo campionato, soprattutto nei primi due round è successo un po' di tutto, quindi se vi va vi invito a rivederli. Commento finale, sono abbastanza soddisfatto di questo risultato, faccio i complimenti a tutti i piloti, soprattutto ai miei compagni di squadra Pellegrino, Balinari e Pascale per aver disputato un ottimo campionato. Faccio anche i complimenti a tutti gli altri piloti che hanno dato battaglia dal primo all'ultimo e anche all'organizzazione che è riuscita a gestire, secondo me, un buon campionato. Non mi resta che rimandarvi ai prossimi appuntamenti. Come vi ho annunciato in precedenza, partirà un nuovo campionato, quindi una nuova serie di race vlog con nuova vettura, nuovi avversari, nuovi circuiti, nuovi format. E quindi iscrivetevi al canale attivando la campanella per non perdervi i prossimi race vlog del prossimo campionato. Lasciate un bel like se vi va, anche commentate il video con le vostre curiosità. E direi che per questo episodio è tutto da Velocetto TV. Ciao ciao a tutti, ciao.